GFVIP 7. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla finale che si terrà il 3 aprile, ma una concorrente in particolar modo sta vivendo un momento no. Si tratta di Nikita Pelizzon. La modella triestina è riuscita ad ottenere il consenso del pubblico e ad avere il ticket come sesta finalista per l'ultima puntata del Grande Fratello. Questo non è andato giù ai suoi coinquilini, che avrebbero preferito andasse in finale Luca Onestini. L'atmosfera nella casa è quindi sempre più tesa per Nikita, che non ha una spalla su cui appoggiarsi. Inoltre, l'eliminazione di Luca non l'ha resa felice. Sappiamo tutti quanto Nikita si fosse invaghita di Onestini e l'uscita del ragazzo è stata davvero un duro colpo per lei. La Pelizzon ha avuto poi un momento di commozione che non è riuscita a nascondere. Fermandosi davanti all'armadio vuoto di Luca, è scoppiata a piangere, un pianto lungo e sofferto che dimostra l'affetto che lei provava per Onestini. Nikita si è poi confidata con Milena Miconi, dicendo: «Tralasciando il lato ombra, il lato luce di Luca è bello, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita, anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona». Milena è l'unica concorrente che le sta mostrando il suo supporto e non la sta lasciando da sola, e questo le fa onore. Buona giornata!